Magnifico rettore, care amiche, cari amici, signore e signori, io porto innanzitutto qui a questa prima giornata di trasparenza il saluto ovviamente mio personale dell'intero nucleo di valutazione e della sua struttura di supporto e ringrazio in particolare il magnifico rettore per avere nel suo intervento, tra i tanti punti che giustamente ha toccato, quello del bilancio sociale che volevo toccare anch'io. Il bilancio sociale è un punto di forza dell'Ateneo Barese, non solo per essere stato quello di Barese il primo Ateneo a introdurre il bilancio sociale come elemento di definizione, come definizione di un punto di partenza per le successive valutazioni. Quindi diciamo, è un punto di riferimento, un documento di estrema importanza per avervi dato seguito nel rinnovare successivamente col secondo bilancio sociale e quindi nell'avviare un percorso che devo dire nel suo documento di asseverazione il nucleo di valutazione ha convintamente apprezzato, perché siamo convinti che al bilancio sociale si può fare ricorso proprio per una valutazione complessiva. Hai parlato di Taranto, e beh insomma lì si vede proprio questo rapporto stretto, e il bilancio sociale lo evidenzio, fra l'Ateneo e il contesto sociale, i portatori di interesse a tutti i livelli, anche quelli esterni. Io farò un intervento che spero breve, sono vicino al moderatore, quindi può darmi subito il calcio appena lo ritiene necessario per fermarmi. Farò un intervento di carattere generale. Il professor Roma, dopo di me, lui è il coordinatore della struttura tecnica permanente per la misurazione delle performance, che è una struttura tecnica prevista dal decreto legislativo 150 per dare una mano agli organismi indipendenti di valutazione, perché per svolgere questi compiti molto specifici e molto delicati occorrono delle competenze appunto specifiche, e la struttura le possiede e ha già aperto con noi un dialogo molto fruttuoso, e di questo siamo grati non solo al professor Roma ma a tutti i componenti di questa struttura. Quindi farò qualche considerazione, ma prima mi tocca una risposta al direttore amministrativo, al direttore generale, che diceva chi valuterà i valutatori. Ma la risposta, direttore, gliel'ha in parte data il professor Spagnoletti: la trasparenza, la pubblicazione dei nostri atti, ci sottoponiamo all'approvazione, alla valutazione della collettività barese in primo luogo, perché tutte le nostre delibere sono pubblicate, e siccome abbiamo, credo, dimostrato fra i nostri compiti anche l'obbligo di ascoltare, dobbiamo essere capaci non solo di dare delle comunicazioni, di fare delle elaborazioni, delle valutazioni, ma anche di ascoltare ciò che ci viene detto dalla cosa. La sua era una provocazione, io la accolgo, nel senso che secondo me siamo carenti invece negli stadi successivi. Il vecchio motto latino, quis custodiet custodes, in realtà sali di custode in custode e a un certo punto ti trovi che c'è un custode che si sente, che è il Ministero, che si sente completamente, assolto da qualsiasi criterio di valutazione. E questo adesso lo dirò citando anche gli atti istitutivi di questi organismi. Quindi io devo dire, mi sento abbastanza tranquillo per quanto riguarda la catena valutativa nella quale siamo inseriti. Abbiamo sopra di noi l'ANVUR c'ha il Ministero, e quindi questa catena per quanto ci riguarda ci vede sereni e possiamo affrontare il dialogo con l'Ateneo nel modo più costruttivo possibile. Io devo dire, i nuclei di valutazione non ci pensavano ad avere l'attribuzione di OIV, di organismi indipendenti di valutazione, non ci pensavamo, col direttore De Santis proprio ne avevamo parlato già alcune volte. Fu una decisione, magnifico rettore, della CRUI. La CRUI, con il suo direttore generale, fa le tante inizialmente responsabilità, io inizialmente non la presi bene, devo dire la verità, insomma, quando ci venne comunicata questa decisione. Si riunirono il direttore, il segretario generale della CRUI, attuale presidente, si riunì insieme alla neo nominata CIVIT, con il presidente della CIVIT, il professor Martone, si riunì col CODAU, non so perché, insomma, quindi il CODAU è il coordinamento dei direttori amministrativi che era lì anche lui, si misero d'accordo con il Ministero dell'Università e della Ricerca e stilarono un documento che poi fu esposto in una delibera della stessa CIVIT,
e nella quale si diceva appunto che i nuclei di valutazione erano come dire, investiti dalla responsabilità di essere organismi dipendenti di valutazione interni alle università, ma si faceva, e questo lo devo dire, si faceva riferimento con molta chiarezza al ruolo che avrebbe svolto l'ANVUR, perché si prevedeva che l'ANVUR avrebbe collaborato con la CiVIT per la definizione delle peculiarità del sistema universitario nel momento in cui si valutano le performance. Devo dire questa parte, che era una parte a mio avviso assolutamente necessaria per la conclusione del percorso, è rimasta ancora non neanche affrontata, cioè ogni tanto se ne parla, ma ogni richiesta di definizione migliore del ruolo dei nuclei di valutazione come OIV cade nel vuoto. Eppure non dimentichiamoci che mentre ministeri, strutture pubbliche, assessorati, amministrazioni comunali e provinciali, eccetera, hanno come loro prodotto, diciamo, pratiche che devono diventare poi atti amministrativi, il compito istituzionale dell'università è produrre conoscenza, è produrre ricerca. Cioè non siamo la stessa cosa di un assessorato, ognuno ha le sue competenze, l'assessorato ha le sue, l'università ha le altre. La definizione migliore del ruolo del nucleo di valutazione come organismo indipendente di valutazione doveva essere oggetto di una riflessione e poi di una approfondita discussione con la CiVIT e con la definizione, alla quale magari potevano anche partecipare una volta tanto i nuclei di valutazione, una definizione di compiti e responsabilità che fosse precisamente definita per le specificità del sistema universitario, che non è la stessa cosa di una amministrazione regionale, provinciale o nazionale. Questo, tutto questo è ancora lettera morta, ma se fosse solo questo sarei pure contento, ma ce ne sono tante altre cose che invece ancora aspettano di essere definite. Magnifico Rettore, possiamo chiamare il 2010 l'annus horribilis? Perché secondo me il 2010, questo forse è peggio, comunque il 2010 è l'anno in cui contemporaneamente viene creata la CiVIT, viene creata nel 2009 ma di fatto diventa operativa nel 2010 e nel suo primo anno la CiVIT, seppure con una serie di delibere riguardanti soltanto la composizione degli OIV, fa 124 delibere, una ogni tre giorni, quindi diciamo, abbiamo già un certo appesantimento nella sola lettura di quegli atti. Contemporaneamente entra in applicazione la legge 240, che obbliga gli statuti, che obbliga le università a cambiare gli statuti e a rivoluzionare il loro assetto, ne ha parlato il magnifico Rettore. Entra in vigore il DL19 riguardante la applicazione dei nuovi criteri di valutazione, asseverazione e accreditamento delle università. L'ANVUR viene definito, non c'era ancora quando venne fatta quella delibera, viene creato, comincia a produrre documenti e si fa la valutazione, parte la valutazione della ricerca, partono tutti gli aspetti applicativi della didattica con le prime circolari dell'ANVUR. E a questo proposito faccio una piccola notazione, io non so se il magnifico Rettore, che ovviamente è più in contatto di me con il Ministero di quanto non sia io, sa già il contenuto del famoso o famigerato, non so bene come chiamarlo, decreto attuativo dei documenti, del documento finale più allegato che l'ANVUR già dalla fine di luglio di quest'anno ha pubblicato sul suo sito e che è oggetto di riflessione da parte di tutte le università. A me non risulta, ma siccome sono vecchio del mestiere, sono già in pensione, quindi diciamo già di esperienza ne ho maturata abbastanza, mi impensierisce molto il fatto che non ci sia neanche una bozza che gira di questo documento, cioè il decreto attuativo, quello che trasforma un esercizio di stile importante, una importante riflessione che io condivido nell'impianto morale e nella sua definizione complessiva che sono i documenti sull'AVA dell'ANVUR, rimane un esercizio fino a che non diventa tramite un decreto qualcosa che noi siamo obbligati a rispettare. Ebbene, di questo io vedo una forte
una forte aspettativa da parte di tutte le università. Devo dire, questo ritardo, sono passati 4 mesi e ancora non se ne vede luce, questo ritardo non lo vedo soltanto come un elemento, diciamo, come posso dire, non vorrei essere pesante nei confronti del mio ministero e del mio ministro, ma certamente di scarsa attenzione verso un mondo universitario che vede decine di migliaia di addetti, vede 90 università, vede regioni che si coordinano e che lavorano insieme, eccetera, e poi si vede questa mancanza di attenzione normativa. E quindi accanto a questo abbiamo questa grande confusione che riguarda i tirocini formativi, non si sa bene cosa sta succedendo, mi si dice che, diciamo, gli unici che ci stanno guadagnando in questo momento sono gli avvocati, perché c'hanno tutta una serie di prospettive di ricorso che certamente renderanno più, più attive le loro segreterie. Accanto a questo abbiamo un decreto sui dottorati che aspettiamo, dottorati di ricerca, lamentiamo la cattiva, ormai l'inadeguatezza della struttura dei dottorati, ormai la lamentiamo da anni, abbiamo visto passare rapidamente una proposta di decreto bocciato dal Consiglio di Stato, dopodiché non abbiamo avuto più nessuna notizia, eppure il Ministero dovrebbe dovuto farlo. Chiudo questa introduzione per dire siamo in una situazione di incertezza normativa dalla quale ci aspettiamo insomma, un esito di normalizzazione quanto prima, perché veramente il sistema non lo può tollerare, anche perché tutto quello che ho detto avviene con contrazione di risorse. Che se ci fossero più risorse alla fine si potrebbe rimediare a qualche errore, ma se invece si va pure con una diminuzione delle risorse, a questo punto la situazione degli Atenei diventa veramente, veramente difficile. Vengo adesso, spero brevemente, a una piccola, breve considerazione, però sarei grato al professore ma si dà un goccio d'acqua perché c'è un po' di raucedine. Siamo in un ritardo che è meno della metà del ritardo del mio aereo ieri sera per venire da Roma a Napoli, molto meno della metà, quindi insomma tutto sommato è una buona notizia. Volevo dire, ho citato la legge 240, il decreto 19, i documenti dell'Ambur, il DL 150 e ovviamente gli Atenei si stanno attrezzando. Anche sull'AVA io suggerirei all'Ateneo di cominciare ad attrezzarsi, perché prima o poi arriverà questo decreto, quindi cominciare a familiarizzare con tutte quante queste procedure, cominciare a vederne le connessioni, cominciare a vederne le difficoltà applicative per quanto riguarda l'accreditamento dei corsi di studio, l'autovalutazione, le relazioni, eccetera, eccetera. Io a livello di esercizio comincerei subito, perché non sappiamo poi questo decreto attuativo che botta ci deve dare, quindi personalmente ritengo che sarebbe prudente per l'Ateneo avviare già adesso, mentre in parallelo è ovvio deve cominciare la procedura vecchia, il vecchio RAD, perché i tempi stringono, perché in ogni caso il progetto formativo dell'Ateneo si deve definire in tempi rapidi, mentre questa procedura vecchia deve andare avanti, contemporaneamente io ritengo che sia necessario che si avviino procedure parallele in questa direzione. Quello che vorrei evidenziare in questo momento è che, e qui mi ricollego anche a quello che diceva il professor Spagnoletti, il concetto di trasparenza, ma il concetto anche di integrità, il concetto di efficienza, convergono tutti in un'unica procedura generale, convergono sotto un unico ombrello che è quello cosiddetto della qualità. Cioè il concetto di qualità espresso come non soltanto procedure che definiscono uno status, ma come processo di qualità significa valutazione, significa verifica dello stato, e per questo ho citato anche come elemento importante per la definizione di un punto di partenza il bilancio sociale, oltre alle nostre relazioni naturalmente del nucleo di valutazione, significa valutare anche come va cambiando la situazione, come ci si avvicina agli obiettivi prefissati, a che distanza ci si trova e che speranze ci sono di raggiungere questi obiettivi. Tutto questo converge con la trasparenza nel momento in cui questo ragionamento viene fatto a livello complessivo. Ebbene,
tutti questi provvedimenti di cui ho parlato, quello riguardante le performance, quello riguardante la ricerca, che è contenuto nel 240, quello che è contenuto nel DL19 per quanto riguarda la didattica, tutti usano, non ve li leggo per non annoiarvi, ma usano a livello definitorio le stesse parole, perché la qualità si afferma, si assevera all'interno di procedimenti che, fatte le differenze ovvie da un punto di vista tecnico, perché altro è parlare di performance del personale, altro è parlare di performance della didattica o della ricerca o della terza missione, come la chiama l'AMCOR o come dice il bilancio sociale della rapporto con il territorio e quindi diciamo in tutte quante queste modalità in cui l'Ateneo si presenta alla collettività e lavora con e per la collettività, tutte quante hanno alcune differenze ma un elemento fondamentale comune. Tutte lavorano per la qualità, per il miglioramento della qualità dell'Ateneo. Ecco, quello che io vorrei evidenziare è che mentre esistono, il professor Roma qui diciamo, coordina una struttura che ha una specifica competenza in materia, il delegato alla didattica ha una specifica competenza per quanto riguarda l'AVA, il delegato alla ricerca, eccetera, al di là di queste spezzettature, indispensabili ovviamente da un punto di vista tecnico, perché ci sono competenze specifiche che sono necessarie, quindi non può essere fatto un'unica come dire, struttura che si occupa di tutto, in cui tutti fanno tutto, ma al di là di questo occorre che ci sia un organismo che ha una visione globale del procedere dell'Ateneo verso un miglioramento della qualità. Perché la procedura è sempre quella, si vede dove si è, si elaborano dei progetti di modifica, si vede se i progetti, si fa il riesame, si vede se il riesame ha funzionato, dal riesame si vede se la modifica ha funzionato, si ricomincia di nuovo attuando procedimenti che portano a un ulteriore miglioramento. Si arriva, è asintotico, si arriva a una conclusione, non si arriva a una conclusione, perché mentre questa procedura va avanti cambia il contesto col quale l'Ateneo dialoga. L'Ateneo non è un soggetto avulso, ce l'ha rappresentato efficacemente il magnifico rettore poco fa, l'Ateneo non è un soggetto avulso dalla società, al contrario, l'Ateneo è innervato, imbricato con la società e quindi da questa imbricatura deriva una continua sollecitazione, una società che si evolve, una società in crisi, una società che migliora, una società che investe, eccetera, arrivano sollecitazioni all'Ateneo perché modifichi il suo assetto, fra virgolette, relazionale con la società e questa modifica costituisce la sollecitazione per la nuova ulteriore modifica del proprio progetto. Quindi, come dire, tutto si unifica, ma dove si unifica? Ma l'unico soggetto in questo momento che negli Atenei italiani ha questa competenza è il nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione è l'unico che è in grado di recepire indicazioni e sollecitazioni da tutti questi ambiti e di farli convergere all'interno di una valutazione complessiva della politica, della qualità, della qualità dell'Ateneo. Quindi questo io lo voglio dire perché è una proposta che vorrei fare anche agli organi di governo, al prorettore, al magnifico rettore, che capisco bene, c'ha mille cose da fare e ci ha lasciato in questo momento, ma insomma questo è un punto delicato perché, diciamocelo con chiarezza, se andiamo a guardare le strutture, magnifico rettore, ti ringrazio che sei tornato, stavo dicendo, la politica della qualità dell'Ateneo nel suo complesso vede come soggetto direttamente interfacciato il nucleo di valutazione. Allora, o riusciamo insieme, ponendoci questo problema insieme, riusciamo a, come dire, dare concretezza a questo assunto, se lo condividiamo naturalmente, ma dare concretezza a questo assunto, oppure vi dico francamente, il nucleo di valutazione alla luce di tutte le modifiche che sono state apportate anche a livello statutario perde molto del suo significato. Io addirittura polemicamente parlandone con il collega Castagnaro dell'Ambo ho detto ma scusate, ma se andiamo a guardare, voi vi riferite alle European Standard and Guidelines, fate riferimento ai procedimenti europei eccetera, mi dici in quale paese europeo o del mondo esiste una struttura analoga al nucleo di valutazione? Io ho detto non c'è, quindi noi siamo un unicum, è quasi un elemento di disturbo se non ci diamo una ragion d'essere che è
secondo me estremamente utile per l'Ateneo, ragion d'essere che è la valutazione complessiva politica della qualità dell'Ateneo. E secondo me questo è un punto importante. Io quindi penso che, e questo ovviamente lo porterò all'ordine del giorno di una delle prossime riunioni del nucleo, dovremmo riposizionarci, perché adesso ci sono le commissioni, ci sono i presidi, cioè tutta una serie di elementi che già adesso prendono a cuore il problema della qualità nei diversi settori, ci sia la commissione, eccetera. Dovremmo vedere se riusciamo a elaborare un nostro ruolo e una nostra ragion d'essere che sia calata sulla specificità della nuova situazione che si è venuta a creare. Io vorrei chiudere, ecco, così sono anche in tempo e il coordinatore non mi bacchetta, ma questo me lo dovete consentire perché ci vuole questa cosa. Allora, io vorrei citare il decreto istitutivo dell'ANVUR a proposito, direttore, di chi valuta i valutatori e chi valuta i valutatori dei valutatori. Dice il decreto istitutivo. No, le do ragione. Dice il decreto istitutivo dell'ANVUR, l'attività dell'agenzia e il suo inserimento nel contesto internazionale delle attività di valutazione, eccetera, sono valutati periodicamente, ma non dice ogni quanto, quindi periodicamente così può essere ogni settimana, ogni mese, ogni 10 anni, non si sa. Periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal ministro, cioè il ministro nomina i soggetti che valuteranno l'ANVUR, che dovrebbe valutare il ministro. Ma penso un po', insomma, mi pare veramente una cosa abbastanza stravagante. Cose diverse per la CiVIT, sono gli specialisti di valutazione, sanno il loro mestiere, e quindi cosa dicono? Dopo 5 anni dalla data di costituzione, la Commissione affida a un valutatore indipendente un'analisi dei risultati. Allora, il valutatore è indipendente, dopodiché quello che viene fuori da questa valutazione viene pubblicato, e quindi, di nuovo, trasparenza, verrà pubblicato, l'opinione pubblica saprà se ha fatto bene il Ministero a ridurre i soldi, il Consiglio dei Ministri a ridurre i soldi alla CiVIT oppure no, ma in ogni caso avremo un'indicazione di quello che è stata capace di fare, la CiVIT. Ma quello che mi ha sorpreso è che nel decreto istitutivo del MIUR non c'è nulla di tutto questo. L'unica cosa che c'è scritta è che, e questa è una cosa generale per tutti i ministeri, ogni 2 anni l'organizzazione del ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del numero 300 del 99, che riguarda soltanto l'organizzazione interna, non i risultati dell'azione ministeriale, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Punto. Ora, io ritengo veramente, sarebbe invece necessario che questo Paese si dotasse di un soggetto terzo, veramente terzo rispetto a tutta questa filiera, che rispondesse correttamente alla domanda che faceva il direttore. Cioè, questa catena di valutazioni e di considerazioni deve trovare alla fine un comitato totalmente indipendente, possibilmente internazionale, possibilmente che con attribuzioni di assoluta indipendenza per poter andare a entrare come si fanno gli audit nelle varie strutture, entrare nello specifico degli atti amministrativi e valutare e dire la propria valutazione sui risultati. Perché quello che vorrei sapere, e non sapremo, quello che vorrei sapere è se quello che sta succedendo in questo momento, dal 2010 al 2013, e lo stato confusionale in cui si trovano le università è il risultato della inadeguatezza delle università o della modestia della elaborazione politica del progetto? Questa è una domanda alla quale mi piacerebbe avere risposta. Vi ringrazio. Grazie.